Sciocchezze. Se sposerò Gwendolyn, e fra quante ne ho conosciute, è l'unica che vorrei sposare, non avrò certo bisogno di fare la conoscenza di Bunbury. Vuol dire che ne avrà bisogno lei? Evidentemente, caro amico, non ti rendi conto che nel matrimonio, per non annoiarsi, bisogna essere in tre. Due è come essere soli. Questa è la teoria che il corrotto teatro francese sta propagando da mezzo secolo in qua. Sì, e alla felice famiglia inglese è bastata la metà del tempo per dimostrarlo. Per amor del cielo, non cercare di essere cinico. Essere cinici è facilissimo. Amico mio, al giorno d'oggi non è facile essere proprio un bel niente. C'è in giro una concorrenza talmente spietata. Oh, questa deve essere la zia Augusta. Soltanto parenti o creditori suonano in modo così wagneriano. Adesso, se io la dirotto qualche minuto di là, per darti la possibilità di fare a Gwendolyn la tua dichiarazione, posso pranzare con te da Willis's questa sera? Beh, penso di sì, se vuoi. Sì, ma devi essere molto serio in proposito. Detesto chi non è serio sui pasti. È una frivolezza che non ammetto. Lady Bracknell e la signorina Fairfax. Buonasera, caro Algernon. Spero che tu ti stia comportando molto bene. Sto molto bene, zia Augusta. Non è precisamente la stessa cosa. Anzi, per la verità, le due cose non vanno spesso insieme. Gwendolyn, come sei elegante. Io sono sempre elegante. Non è vero, signor Worthing? Lei è assolutamente perfetta, signorina Fairfax. Spero proprio di no. Non ci sarebbero possibilità di sviluppo. E io ho intenzione di svilupparmi in molte direzioni. Scusa se abbiamo fatto tardi, caro. Ma sono stata costretta a passare dalla povera Lady Erbury. Non ci andavo dalla morte di suo marito. Non ho mai visto una donna tanto alterata. Dimostra 20 anni di meno. E adesso prenderò una tazza di tè con uno di quei deliziosi tramezzini al cetriolo che mi hai promesso. E Gwendolyn, tu verrai a sederti qui? Grazie, mamma. Sto benissimo dove sono. Santo cielo, Lane! Dove sono i tramezzini al cetriolo? Li ho fatti preparare espressamente. Niente cetrioli al mercato stamattina, signore. Niente cetrioli? No, signore. Neppure a pagarli in contanti. Grazie, Lane. Basta così. Grazie, signore. Sono davvero desolato, zia Augusta, per questa mancanza di cetrioli. Nemmeno a pagarli in contanti. Oh, ma non fa niente. Ho preso qualche lingua di gatto da Lady Erbury. Ormai sembra vivere esclusivamente per il piacere. Mi dicono che dal dolore mi sono venuti i capelli biondi. Il colore certo non è più lo stesso. Per quale ragione naturalmente non posso dirlo. Ho una sorpresa per te, caro. Questa sera darai il braccio a Mary Farquhar. È una donna talmente carina e così premurosa col marito. È un piacere guardarli. Zia Augusta, temo che dovrò rinunciare al piacere di pranzare con te questa sera. Spero proprio di no, Algernon. Mi scombineresti tutto il tavolo? Tuo zio dovrebbe mangiare in camera sua. Per fortuna ci hai abituato. È uno spiacevole contrattempo, zia Augusta. Ho appena ricevuto un telegramma. Il mio povero amico Bunbury è grave un'altra volta. C'è bisogno della mia presenza. È molto strano. Questo signor Bunbury sembra soffrire di una salute curiosamente cattiva. Sì. Il povero Bunbury è spaventosamente infermo. Beh, io non approvo la moderna compassione per gli infermi. È morbosa. La salute è il primo dovere della vita. E quanto continuo a ripetere anche al tuo povero zio, che del resto non sembra darmi retta, visto che i suoi acciacchi sono sempre allo stesso punto. Comunque, ti sarò grata se vorrai chiedere gentilmente al signor Bunbury da parte mia se volesse avere la cortesia di non farsi venire una ricaduta per sabato prossimo. Algernon, non ho bisogno di te. Devi organizzarmi la parte musicale. È il mio ultimo ricevimento e tutti hanno già detto tutto quello che avevano da dirsi. Bisognerà trovare qualcosa di cui parlare. Siamo in chiusura della season. Parlerò a Bunbury, zia Augusta, se è ancora in sé, e credo di poterti promettere che per sabato si sarà rimesso. Naturalmente la musica è un gran problema, perché se la musica è buona la gente non sta a sentire, e se la musica è cattiva la gente non parla. Ma avrò il piacere di illustrarti il programma che ho preparato per te, se vuoi avere la pazienza di seguirmi un momento di là. Grazie, Algernon. È molto sollecito da parte tua. Sono certa che sarà un programma incantevole. Dopo aver fatto qualche emendamento. Bisogna eliminare tutte le canzoni francesi. A quanto pare tutti le ritengono indecenti e assumono un'espressione scandalizzata, il che è volgare. Oppure ridono, che è peggio.
Il tedesco, invece, è considerato una lingua sufficientemente rispettabile ed è un'opinione alla quale io stessa mi associo. Gwendolyn! E tu verrai con me? Sì, mamma. Bella giornata, signorina Fairfax. La prego di non parlarmi del tempo, signor Worthing. Ogni volta che qualcuno mi parla del tempo, ho la certezza che intenda dire qualcos'altro. E questo mi innervosisce. Ma io intendevo dire qualcos'altro. Mi pareva. E infatti non mi sbaglio mai. Vorrei approfittare della momentanea assenza di Lady Bracknell. È giusto quanto le consiglierei di fare. La mamma ha la bruttissima abitudine di rientrare all'improvviso nelle stanze. Bisognerà che le dica una parolina in proposito una volta o l'altra. Signorina Fairfax. Dal primo momento in cui l'ho vista, io l'ho ammirata. L'ho ammirata più di qualunque altra ragazza che io abbia visto da quando ho visto lei. Sì, me ne rendo perfettamente conto. E spesso vorrei che almeno in pubblico lo facesse vedere un po' di più. Per me lei ha sempre avuto un fascino irresistibile. Persino prima di conoscerla mi era tutt'altro che indifferente. Viviamo, come spero lei sappia, signor Worthing, in un'epoca di ideali. E il mio ideale è sempre stato quello di amare un uomo che si chiamasse Ernest. C'è qualcosa in questo nome che mi ispira totale fiducia. Mi fa pensare all'onestà. Dal primo momento in cui Algernon mi ha accennato al fatto di avere un amico a nome Ernest, ho saputo di essere destinata ad amarlo. Davvero mi ami, Gwen? Con passione. Tesoro, non sai quanto mi fai felice. Mio Ernest? Sì, ma non dirai sul serio quando dici che non potresti amarmi se non mi chiamassi Ernest. Ma tu ti chiami Ernest? Sì, lo so. Ma supponendo che così non fosse, davvero non potresti volermi bene? Questa è senza alcun dubbio un'ipotesi astratta. E come la maggior parte delle ipotesi astratte non ha nessun legame con i fatti della vita vera, reale, quale li conosciamo. Beh, personalmente, Gwendolyn, a me il nome Ernest non è che piaccia poi così tanto. In fondo non mi sta affatto bene. Ti sta alla perfezione, invece. È un nome divino, ha una musica tutta sua. Produce delle vibrazioni. Beh, veramente, amore, devo dire che esistono tanti altri nomi più carini. Jack, per esempio, mi sembra un nome incantevole. Jack? Oh no, c'è pochissima musica nel nome Jack, anzi, non ce n'è nessuna. Ho conosciuto molti Jack nella mia vita ed erano tutti, senza eccezione, persino più banali del solito. E poi lo sanno tutti che Jack non è altro che il nomignolo per John. E provo soltanto compassione per una donna sposata con un uomo di nome John. Probabilmente non proverà mai l'estasi di un solo attimo di solitudine. No, l'unico nome veramente sicuro. Ernest. Tesoro, bisogna che mi faccia subito battezzare. Sposare, voglio dire. Bisogna che ci facciamo subito sposare. Non c'è un momento da perdere. Sposare, signor Worthing? Beh, sì. Lei sa che io l'amo. E mi ha dato modo di intendere, signorina Fairfax, di non esserle del tutto indifferente. Ma io la adoro, signor Worthing. Ma lei non mi ha mai fatto la dichiarazione. Non si è mai parlato di matrimonio, l'argomento non è mai stato sfiorato. Beh, posso dichiararmi ora? Mi sembra un'occasione eccellente. E per risparmiarle qualunque possibilità di rimanere deluso, mi sembra giusto dirle fin d'ora che ho ogni intenzione di accettarla. Signorina Fairfax. Sì, signor Worthing, che cosa voleva dirmi? Lei lo sa che cosa le volevo dire. Sì, ma non lo dice. Gwendolyn, vuoi sposarmi? Ma certo, caro, quanto tempo ci hai messo. Temo che tu abbia pochissima esperienza in fatto di dichiarazioni. Tesoro mio, sei l'unica donna che io abbia mai amato. Beh, che c'entra? Spesso gli uomini si dichiarano così, tanto per far pratica. Mio fratello Gerald fa così, me lo dicono tutte quante le mie amiche. Che meravigliosi occhi azzurri che hai, Ernest. Sono proprio azzurri azzurri. Spero che mi guarderai sempre così, specialmente in presenza di terzi. Signor Worthing,
Abbandoni immediatamente quella posizione semicoricata. È assolutamente indecorosa. Mamma, devo pregarti di lasciarci soli. Non è il luogo adatto a te. E poi il signor Worthing non ha ancora finito. Finito cosa? Se è lecito? Mi sono fidanzata con il signor Worthing, mamma. Ma neanche per sogno. Quando ti fidanzerai con qualcuno, io o tuo padre, qualora la salute glielo consenta, te ne daremo notizia. Il fidanzamento deve giungere alle fanciulle come una sorpresa, più o meno gradita, secondo i casi. Non è certo una faccenda che si possa permetter loro di gestire per proprio conto. E ora, se non le dispiace, signor Worthing, vorrei porgerle alcune domande. E Gwendolyn, finché svolgo questa indagine, tu mi aspetterai giù in carrozza. Ma, mamma! In carrozza! Gwendolyn? Si accomodi pure, signor Worthing. Grazie, Lady Bracknell, sto benissimo dove sono. Ho il dovere di comunicarle che il suo nome non figura nella mia lista di buoni partiti. Con tutto che la mia lista è la stessa della cara duchessa di Bolton. Lavoriamo insieme, noi due. Comunque sarò prontissima ad inserirvi il suo nome, qualora le sue risposte saranno quelle richieste da una madre veramente premurosa. Lei, signor Worthing, fuma? Sì, devo ammettere che fumo. Oh, mi fa piacere! Un uomo deve pure avere un'occupazione di qualche tipo. Ci sono già troppi fannulloni in giro per Londra e... Quanti anni ha? 29. Ottima età per sposarsi. Ho sempre ritenuto, signor Worthing, che un uomo desideroso di sposarsi dovesse sapere tutto o niente. Lei a quale categoria appartiene? Io non so niente, Lady Bracknell. Mi fa piacere. Io non approvo alcun intervento correttivo dell'ignoranza naturale. L'ignoranza è come un delicato frutto esotico. La tocchi e svanisce. Tutte le moderne teorie sull'istruzione sono radicalmente infondate. Per fortuna in Inghilterra, almeno, l'istruzione non produce effetto alcuno. Altrimenti sarebbe un serio pericolo per le classi privilegiate. E condurrebbe certo ad atti di violenza in Grosvenor Street. E qual è la sua rendita? Fra 7 e 8 mila sterline l'anno. Terreni o investimenti? Investimenti soprattutto. Oh, mi fa piacere. Con le tasse che si pagano da vivi e quelle che si pagano da morti. La terra ha smesso di essere tanto un profitto che un piacere. Dà una posizione, ma non permette di mantenerla. È tutto quanto si possa dire della terra, immagino. Naturalmente, ho anche una casa in campagna con un po' di terreno, in tutto circa 1500 acri, ma la mia eredità non viene da lì. Per quanto ne so, gli unici a ricavarne qualcosa sono i cacciatori di Frodo. Una casa in campagna? E quanti letti? Oh, beh, questa è una questione che potremo vedere in un secondo momento. Avrà anche una casa in città, spero. Non vorrà che una fanciulla di natura semplice e innocente come quella di... vada a vivere in campagna. Avrei una casa in Belgrave Square, ma è affittata anno per anno a Lady Bloxham e naturalmente posso riaverla quando voglio dopo un preavviso di 6 mesi. Lady Bloxham? Non la conosco. Esce molto poco, è una signora alquanto avanti con gli anni. Ma se è per questo la cosa, ha smesso di essere una garanzia di rispettabilità oggigiorno. Comunque, che numero di Belgrave Square? 149. Lo sapevo! Lo sapevo che c'era qualcosa che non andava! Il lato fuori moda! Oh, beh, comunque si potrà cambiare, immagino. Che cosa, la moda o il lato? Entrambi se necessario, signor Worthing. Le sue idee politiche? Purtroppo temo di non averne. Sono un liberale unionista. Praticamente conservatore. Pranzano con noi, o perlomeno vengono la sera. Bene. Passiamo a questioni minori. I suoi genitori? Sono entrambi vivi?